Vuoi imparare a suonare 5 canzoni con due semplici accordi? Beh, allora continua a guardare questo video. Oggi guardiamo a come suonare 5 classici della musica contemporanea utilizzando il Mi maggiore e il La maggiore. Questi sono due semplici accordi, alcuni degli accordi basilari della chitarra, quindi anche per i principianti c'è da divertirsi. Il primo accordo che voglio mostrarti è questo Mi maggiore, dove adesso ho il primo dito sul primo tasto della terza corda e poi sul secondo tasto della quinta e della quarta corda vado a mettere il secondo e il terzo dito. Ok? Sempre a mo' di martelletto, ricordiamoci. E poi tutte quante le altre corde sono vuote e partiamo dalla sesta corda. Ecco, vogliamo ottenere un bel suono da ogni singola nota. Singola corda deve suonare bene. Poi, per quanto riguarda il secondo accordo, è un La maggiore. Questa è la diteggiatura. Ok? Ci sono diverse diteggiature, diversi modi per poter suonare questo accordo. A me personalmente piace suonarlo in questo modo, la maggior parte delle volte, dove praticamente ho il primo, secondo e terzo dito sulla quarta, terza e seconda corda sul secondo tasto, quindi tutto avviene sul secondo tasto, quindi dobbiamo stare attenti che non usciamo fuori, ok? Perché qua c'è la possibilità che si esca fuori un pochettino sul tasto. Ricordiamoci che sempre vogliamo premere le note il più vicino possibile al tasto, ok? Quindi qua vicino, però ovviamente in questo caso ci sono tre dita su quel tasto, quindi diventa un pochettino difficile. Per quanto riguarda questo accordo, suoniamo dalla quinta corda in giù. E adesso avremo la quinta e la prima corda a vuoto. Vogliamo ottenere questo bel suono pulito. Se questi due accordi sono nuovi per te, allora ti consiglio innanzitutto di impararli bene da soli, quindi ottenere un buon suono da ogni singolo accordo. Dopodiché cerca di rendere il passaggio tra un accordo e l'altro il più veloce possibile e fluido possibile. Poi non dimenticarti che ho anche un mini corso gratuito per principianti sulla chitarra acustica e classica. C'è un link che appare su questo video, cliccalo, così potrai scaricare il libretto degli accordi più utilizzati sulla chitarra. E poi ci sono anche alcune video lezioni inedite, quindi appare adesso sul video. Cliccalo e vallo a scaricare, tutto gratuito e molto semplice da seguire. Ma adesso continuiamo con la lezione e andiamo a vedere come poter suonare alcune canzoni utilizzando due accordi. Come ti sarai sicuramente accorto dalle mie abilità canore, questo è For What Is Worth dei Buffalo Springfield. Ok, andiamo a vedere, sono sempre questi due semplici accordi, e c'è anche l'aggiunta di un re questa volta perché non sempre ci sono delle variazioni, anche nelle canzoni più semplici, giusto per rendere il tutto un pochettino più interessante. Qui abbiamo praticamente una battuta di Mi maggiore, quindi 1, 2, 3, 4. 4, poi una battuta di La maggiore. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, La maggiore. 2, 3, 4, 1. Quindi tutto il brano in effetti va avanti così, ad eccezione poi di quello che potremmo chiamare il chorus, anzi il refrain di questo brano, dove andiamo su un re anche, quindi avremo la prima battuta che si divide, viene divisa tra il Mi, na, 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 na. Poi andiamo al re, na, 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 e andiamo, ritorniamo a La, na, 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 e poi ricominciamo il tutto. Quindi avremo 1, 2, 3, 4, 1, 2.
3, 4 e si ricomincia. Quindi, come vedi, stiamo sempre suonando per la maggior parte del tempo quei due accordi, poi volendo ovviamente possiamo aggiungere quella variazione che appunto fa parte della versione originale. Questo secondo brano è When Love Comes to Town degli U2 assieme a B.B. King. Come puoi vedere qui rimaniamo sempre sui due accordi. Ovviamente sto cercando di mettere i brani in maniera crescente a livello di difficoltà, però come puoi immaginare non è sempre facile. Comunque sia, qui abbiamo la prima battuta soltanto Mi maggiore, quindi 1, 2, 3, 4, mentre la seconda battuta abbiamo il Mi maggiore sul primo e secondo battito, e poi sul terzo cambiamo sulla maggiore, quindi avremo 1, 2, 3, 4, 1. Questo è praticamente il verso del brano, ad eccezione poi della parte finale dove rimaniamo sul Mi per due battute. Allora, ok, lo suono adesso lentamente, ovviamente prima l'ho suonato come se lo stessi suonando, diciamo, con... da solo per dare la sensazione della band, però adesso lo suoneremo in maniera semplificata, ok? Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, 1. Ok? Poi ricordati che ovviamente nella seconda parte gli rimane sul Mi maggiore, però questa qui è la parte difficile, diciamo. Ok, poi volendo possiamo anche iniziare, una volta che sei un pochettino più pratico con questi accordi, sei anche più avventuroso, allora puoi iniziare ad aggiungere anche delle note sollevare così da dare un ritmo un pochettino più vicino a quello della versione originale. Quindi potresti fare roba tipo 1, 2, 3 e 4, 1. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Adesso spiego queste tecniche del ritmo anche in un altro video, quindi se appare il link su questo video o lo trovi nella descrizione puoi andare a guardarlo quando hai finito questo. E quindi cosa sto facendo? Sto aggiungendo semplicemente delle note sollevare. Un'altra cosa bella sarebbe che una volta che abbiamo suonato il La, sul levare del 4 possiamo andare a suonare il Mi, quindi facciamo una sincopazione. Quindi in questo modo diamo anche un pochettino più senso del brano, in quanto questo è esattamente quello che fanno nella versione originale. E quindi avremo 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Ok, quindi sul 3 e 4. Sto cambiando sul Mi e poi continuo esattamente come prima. Per quanto riguarda il chorus, cosa abbiamo? Ci spostiamo sulla maggiore, ok? Due battute e poi andiamo al Mi. Na, 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 na. Un, due, tre, quattro, di nuovo Mi. Due, tre, quattro, un, due, tre. Na 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 na. E si ricomincia da capo. Quindi, come hai visto, abbiamo praticamente due battute di La e poi andiamo al Mi e rimaniamo lì per un bel po'. Gloria nell'alto del cielo, ma non c'è pace qua giù. Na, 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 na. Accendi un diavolo in me. Na, 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 na.
Questo qui è Diavolo in me di Zucchero, che ricorda un pochettino anche Funky Gallo. Comunque sia, sono due accordi molto semplici, andiamo a vedere. In questo caso adesso i due accordi si dividono la battuta e quindi avremo il Mi sul primo secondo, 1, 2 e poi andiamo là, 3, 4, quindi 1, 2, 3, 4. Gloria nell'alto dei cieli, ma non c'è pace qua giù, accendi un diavolo in me, 1, 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ecco, come vedi il brano è sempre uguale sia per il verso che per il chorus. Ovviamente puoi provare dei ritmi un pochettino più complessi una volta che hai dimestichezza, però insomma questi qui sono gli accordi. Ok, ci fermiamo qui per adesso, questa è la prima parte di questa lezione. Adesso appare sul video oppure anche nella descrizione, trovi il link per la seconda parte, cliccalo e continua a imparare altre canzoni utilizzando soltanto due accordi. E poi non dimenticarti di cliccare mi piace e lasciarmi un bel commento se questa lezione ti è piaciuta. Iscriviti anche al canale e alla prossima!